Nella storia della fotografia il ritratto ha sempre assunto una funzione particolarmente importante. Paradossalmente sembra facile ritrarre una persona, eppure per farlo occorre che ci sia dietro la macchina fotografica una persona particolarmente sensibile, in grado di cogliere l'intima essenza della persona che gli sta davanti. Per questo è particolarmente importante il rapporto che si stabilisce fra questi tre soggetti, da una parte il fotografo, dall'altra la persona ritratta e dalla terza parte l'osservatore che si trova di fronte al risultato che il fotografo ha realizzato. Come si fa a capire se un fotografo è un bravo ritrattista? Lo si coglie per esempio nella costanza con cui stabilisce e trasmette il suo stile. Silvia Modio è una grande ritrattista proprio per questa ragione, che lei si trovi di fronte ai bambini peruviani che lavorano in condizioni difficili, che si trovi di fronte a vittime dei preti pedofili, che si trovi di fronte a persone che soffrono perché vivono in Sudafrica il dramma dell'AIDS, che si trovi di fronte a persone affette da albinismo e che per questa ragione soffrono dei problemi sia fisici che psicologici. E Silvia Modio trasmette questa sua capacità di prendere le persone e, di fronte al suo obiettivo, trasformarle in veri e propri protagonisti, delle persone a cui conferisce la dignità di protagonista. Due sono le parole chiave per comprendere appieno il significato e il senso delle fotografie di Silvia Modio: etica ed estetica. Etica perché la fotografa non dimentica mai il rispetto che deve alle persone che sono di fronte a lei. Estetica perché non dimentica mai che una buona fotografia è anche ben composta, equilibrata e consente a chi lo osserva di avere un rapporto sereno con l'immagine stessa. Volete una riprova? Provate a osservare da vicino una delle fotografie di Silvia Modio e voi proverete, osservando quei volti, guardando quegli occhi, le stesse sensazioni che la fotografa ha colto e ci ha trasmesso. Quello che mi interessa attraverso la fotografia è di occuparmi di tematiche sociali. I miei progetti seguono dei percorsi di volta in volta diversi. Qualche volta sono commissionati, qualche volta sono frutto di un'intuizione, altre volte magari sono la sintesi di un percorso magari interiore più lungo. Per esempio, il lavoro sulla condizione delle persone albine è nato perché avevo sentito parlare della situazione delle persone albine in Africa che vengono perseguitate, molto spesso uccise proprio per via di questa anomalia genetica. In Africa subiscono maltrattamenti molto molto seri su tutto il territorio e in alcune aree geografiche vengono addirittura uccisi alla nascita. Siccome sono considerate persone magiche, vengono realizzati talismani e pozioni con parti del loro corpo. Una parte di albino arriva a costare addirittura $500, un piccolo pezzo, parte del loro corpo, il che fa pensare che sia un traffico sostenuto anche da persone piuttosto facoltose. Mi sono chiesta come poteva essere vissuta questa condizione anche in Europa, laddove non è così appariscente. Per questa ragione ho iniziato un percorso che è durato 4 anni, che è stato poi realizzato principalmente in Francia e in Spagna durante i loro ritrovi nazionali. E quindi ecco, questo è stato realizzato in un tempo piuttosto lungo.
Il lavoro sulla pedofilia clericale è stato un lavoro complesso, più che altro da un punto di vista emotivo. L'argomento è piuttosto impegnativo e la ragione per cui me ne sono occupato è principalmente perché una cara amica si è suicidata a causa delle ripetute attenzioni del padre, per cui quando seppi di questo ritrovo mi è venuta voglia di provare a fare qualcosa per riscattarla. È stato un lavoro piuttosto semplice invece da un punto di vista tecnico rispetto magari ad altri, perché avendo frequentato il ritrovo mondiale delle vittime che si è tenuto a Roma nel 2010, ho avuto l'occasione di incontrare tante persone nello stesso giorno. Nella realizzazione di questo lavoro è stato fondamentale il supporto di alcune persone, delle vittime naturalmente, che mi hanno dato la loro testimonianza, soprattutto si sono fidate e affidate a me e al mio lavoro, e anche la consulenza di persone esperte che mi hanno dato un contributo fondamentale nella realizzazione di questo multimedia. Ho conosciuto Silvia Amodio nell'ottobre 2010 in occasione dell'incontro internazionale delle vittime della pedofilia clericale, e il lavoro che lei ha compiuto e che vedete qui insomma, in questa mostra è un lavoro essenziale, fondamentale non solo per tutte le vittime, per tutti coloro che sono stati abusati, ma perché questo fenomeno, questa tragedia venga sempre più a conoscenza e in maniera approfondita da parte di tutti. La cosa che più mi ha colpito di questo suo lavoro è l'attenzione, la cura e il rispetto verso le persone che ha dimostrato sia nell'allestire, diciamo, lo sfondo e che poi nelle fotografie, come potete vedere dagli sguardi. Il tema della pedofilia clericale è un tema poco conosciuto, anche se in realtà se ne parla spesso, ma non nei termini giusti. È un fenomeno che si verifica all'interno di un'istituzione che è caratterizzata da un elevato grado di potere, da un maschilismo strutturale e che è governata da una casta. E quello che non si conosce è il fatto che coloro che compiono gli abusi spesso, se non sempre, sono portati a ripeterli perché soffrono di un disturbo di personalità che non annulla la loro capacità di intendere e di volere, ma li porta a ripetere gli abusi all'infinito. Per affrontare e cercare di risolvere nel limite del possibile questa piaga non servono preghiere, non servono ritiri spirituali, non servono rimedi spirituali. Ci vuole una buona legislazione, la volontà di denunciare e bisogna mettere in carcere coloro che lo compiono. Non possono essere spostati e rimessi a contatto con i minori in altre parrocchie o in altri ambienti dove continuano a fare gli stessi danni. Il lavoro che Silvia ha fatto ha dato voce a coloro che voce non avevano, a ex bambini, adesso adulti, che erano membri dell'Istituto Provolo per Sordomuti, e ha dato voce a tante persone che hanno deciso di mostrarsi finalmente senza vergogna e di dichiarare il loro desiderio di sete e la sete di giustizia e di verità.